Rosario Crocetta stamattina da Cireale in visita all'Istituto di Istruzione Superiore Filippo Brunelleschi. Il governatore stamane ha incontrato gli studenti per parlare del suo libro Io non ci sto nell'ambito del progetto Legalità promosso dall'Istituto. Prima di entrare in Aula Magna, Crocetta si è fermato con i giornalisti per parlare dell'attualità in genere. In Sicilia mi pare che siano cambiate molte cose in questi mesi. Il fatto proprio che stiano cambiando queste cose, che queste cose siano cambiate, mette in campo un livello di resistenza e di controreazione che ci vorrebbe bloccare il processo di cambiamento. Solo che noi senza il cambiamento e senza le riforme ritorniamo indietro, non riusciamo ad andare avanti. Dobbiamo risolvere i problemi strutturati della Sicilia che sono sia in termini di sviluppo ma anche in termini di malaffare, ma in termini di corruzione. Che sono due aspetti non scindibili, assolutamente una stessa battaglia, quindi lo scontro mi sembra particolarmente più duro in Sicilia che non nel resto del paese. Ai ragazzi il presidente della regione, più che un messaggio, dice di voler lasciare una testimonianza. Io non amo così dire che sono portatore di un messaggio, eccetera. Io sono una persona molto semplice e persino che ha i suoi dubbi. E li ho sempre, grazie a Dio li ho sempre, fino a quando, e penso che fino a quando ho questi dubbi mi sento ancora un essere vivente, pieno di vita. No, voglio raccontare un po' come io ho passato alcune cose, come le ho viste, il mio punto di vista, e questo spero che sia quello di un giovane figlio di un operaio precario e di una mamma sarta che vuole cambiare il mondo e che tutte le difficoltà che ha poi per fare questo, che poi riesce a diventare presidente della regione e apre una fase nuova nella storia della Sicilia. È un po' questo che voglio raccontare, per dire che tutti quanti ci possiamo impegnare nel progetto di cambiamento nella società e che chiunque di noi può diventare un vero protagonista del cambiamento della Sicilia.